siederà per fondere e purificare l'argento. Malachia, capitolo 3, versetto 3. La lettura di questo versetto incuriosì alcuni partecipanti ad uno studio biblico. Si chiesero cosa potevano imparare da esso riguardo la natura di Dio. Una di loro, una donna, si offrì di fare delle ricerche sul processo di raffinazione dell'argento. Telefonò ad un argentiere chiedendogli di poter assistere ad una sua giornata di lavoro e costui acconsentì. Giunto il giorno dell'appuntamento, la studiosa di Sacra Scrittura osservò l'argentiere mentre teneva in mano un pezzo d'argento sul fuoco e lo lasciava riscaldare. L'uomo spiegò che era necessario tenere l'argento nel bel mezzo del fuoco, dove le fiamme erano più alte, per permettere a tutte le impurità di bruciare. La donna, ripensando al versetto del libro di Malachia, chiese se fosse necessario stare seduti vicino al fuoco per tutta la durata del processo di raffinazione. L'uomo rispose che non solo era necessario rimanere seduti lì tutto il tempo, ma bisognava anche tenere lo sguardo continuamente fisso su di esso, perché se lasciato anche solo un istante più del necessario sulle fiamme, tutto il lavoro sarebbe stato vanificato. La donna rimase in silenzio per un momento, poi chiese: «Come fa a capire quando l'argento è completamente raffinato?» L'argentiere sorrise e rispose: «Oh, è facile, quando posso vedere la mia immagine riflessa su di esso». Se oggi ti senti messo a ferro e fuoco, ricordati che Dio tiene lo sguardo su di te e continuerà ad osservarti attentamente finché non vedrà la sua immagine riflessa in te.